proprio adesso. Sì, certo, quel torsolone se l'era completamente dimenticato, figurati. Tutto preso com'è dal suo romanzo. Sì, sì, quello che sta scrivendo, già. Eh sì, mia cara, hai proprio ragione tu. Gli uomini pensano solo a quello. Già, figurati, ieri sera dovevi vederlo. Stanco? Non lo conosci, mia cara. Dopo la discussione è venuto in camera, mi ha spento la tele, un satiro pareva. Sì, certo. Beh, ma ascoltami, cara, io lo amo e l'ho sposato per quello, dai, pur sapendo che... Come? No, sai che io quelle cose non le faccio. Sì, al Golden Gym in palestra io vado perché mi piace. Chi? Quello? Ma no, sì, vabbè, mi piace, è carino, è un bel tipo, sì, ma... No, dai, sono un amico. No, poi odio le chiacchiere, sai? E se lo venisse a sapere Carlo? Ma no, dai, è che... Per favore... Ma no, Claudia, scusami, però adesso ho molto da fare, dai. Magari ci sentiamo più tardi, va bene? Ok, buona giornata. Sì, cara, ciao, ciao, ciao. Ah, Claudia e le sue idee. Permesso? Buonasera, signora. Buongiorno, cattolorata. Buongiorno, sia Garrason, cosa ha perso la testa del prima mattina? Con tutte ste violenze, ste guerre che sei in giro, la guarda qua sui giornali, mi parla d'altro. Grazie. E i giovani vanno, non mi crede più a niente, dice droga tutti i panini, e non vede più timore di Dio. Gesù, Gesù, che tempi, che violenze, con tutti sti singoli, sti drogati, sti pedofili. Dove sei che devono finire? Dove? Dove? Ah, signora, se sapesse cosa che succede nel mondo. Chiavarda, proprio ieri, a mia amica Iside, la sei stata vittima di un sippo. La sei stata strassinata per strada da Don Mascalzoni, la tira sulle gambe. Don Mascalzone in motorin, senz'altro gli era drogati, perché insomma, senz'altro gli era drogati. E la cognata del fruttivendolo, la si è scampata per miracolo a un tentativo di violenza. E dopo non la sa, ti ha nevuto nel giornalaio. Oh sì, ti prego, addolorate. Quella. Gli aveva rapinato tanto che andava in banca, sì. E che la portava tutti i schei dell'incasso. No, va bene. E il fiolo della portiera? Oh, quello. De botto si copava. Adorata, signora. Signora, stai poco bene. Che c'è qualcosa che non va? No, è che... Ma che credo? Con tutto quello che succede. Sì. Che guarda. Meglio dico come una mamma, specie una bella donna come ella, la staga attenta qua va fora, la vaga solo quando che sei necessario, ma ascoltami, succede brutte robe. Certo, certo, Donata, sì. Non ti preoccupare, anzi, cosa dici di andare di là a fare un buon caffè, dai, ce lo prepariamo, ce lo beviamo insieme, lo prepari tu e ce lo come che comanda ella, ma staga attenta. Gesù, che tempi, che vien avanti, che tempi, che vien avanti. Buongiorno, amore. Mi sono svegliato e non c'eri. Sei qui. Ah, tesoro. Sei meravigliosa, anche appena sveglia. Stanotte poi. Laura, tesoro, ci sei? Sì, buongiorno. Dormito bene? Certo, bene.
Dopo stanotte, quando... Quando? Laura, ma ti senti bene? Sì, sì, sto bene, che sarò solo un po' stanca, cosa vuoi? Tutto qui. Beh, certo. Dopo stanotte... certo, a ridaiego dopo stanotte. E va bene, dopo stanotte sono un po' stanca e non mi va di parlarne, d'accordo? Ho capito, sei ancora arrabbiata per ieri sera. Eppure me l'ha sembrato che dopo... Dopo stanotte, già, stanotte era stanotte e adesso è adesso. Ma cosa credi, che basta aprire le gambe una donna per farla sentire la dolce mogliettina amata? No! No, mio caro, hai sbagliato a capire, sai? E io non ho più nessuna intenzione di rimanere qui e passare le mie giornate in attesa che Vostra Signoria si degni di concedermi i suoi favori. Vai a farti benedire. Ma, Laura, tesoro, ti prego. Lasciami. Laura. Lasciami. Laura, amore mio, perdonami. Dimentica ciò che ho detto, solo ti prego non allontanarmi da te, mi sento così sola, così fragile, così... Allontanarti? Ma che dici? Io sono pazzo di te, ti adoro! Anzi, sai cosa facciamo? Mandiamo tutto al diavolo e ci andiamo fuori a colazione, da Castiglioni. Sì. No, anzi, alla pergola dell'Arish, che è ancora più intimo, dai andiamo! Andiamo? Veramente? Senza trucchi? Parola di lupetto! Ok, va bene, io sono pronta, vado a cambiarmi, tu intanto fai una doccia, ok? Andata, sarà la doccia più veloce di tutti i tempi! Oh no, no, non rispondere tesoro, non rispondere! Madonna, che problema c'è? E sento chi è, cosa vuole? Chi è, cosa vuole? Ma chi vuoi che sia? Teo, l'immancabile tempista Teo, ti prego, non rispondere! Ma fidati! Pronto? Ciao, Teo! No, no, Teo! Ma no, oggi no, Teo! Ma no, ma... Ascolta, oggi proprio no, Teo, veramente, non è la giornata giusta. Ascolta, io capisco tutto, ma... Ma sì, ma certo che mi frega il mio lavoro! Teo, ma cosa vuol dire 100.000 euro in fumo? Ma no, ma... Ascolta, parliamo, ma ascolta, facciamo così, rimandiamo l'appuntamento a domani. Ma quando vuole, non c'è problema. Va bene, vorrà dire che il celebrato scrittore piangerà sulle macerie del suo matrimonio andato a rotoli, per colpa di un editore nevrotico. Va bene, sì, ho capito, tra un'ora da te con una copia in più del lavoro. Va bene, Teo, sì, ciao. A dopo. Ciao, ciao, Teo, ciao. E tu dove vai ora? Vado in palestra, al Golden Gym, a sgranchirmi un po' e a scaricare la tensione. Ah, tu? Buon lavoro e buon pranzo. Ah, salutami Teo. Porca ladra! Porca fottuta ladra, io lo sapevo Teo. Teo, tu sarai la mia rovina tu. Mamma. Ecco qua il caffè pronto. Ah, buongiorno, signor Carlo. Sì, proprio un bel giorno. A chi che io dise? Proprio ieri la mia amica Iside. Porca stata... fottuta ladra! Ma no, signor Carlo, cosa che dise? La mia amica Iside la sera derubata, non la ladra. Signor Carlo, e a Siora? Sparì tutti. Ah, che tempi! Ma che sei da aver paura! Gesù, Gesù! E adesso? No, no, mio ho fatto e mio bevo. Quelle anche bom. E questo? L'epeca? Esco.
scuotava un po'. Ma che bello. Che tempi, Gesù! Prostituzione, ti dico, prostituzione bella e buona, altro che storie, dai. Prostituzione, dai, non esagerare, si tratta solo di mediare. Mediare? Certo, le proprie idee con quelle dell'editore, con le mie. La trasformazione del mio romanzo in una sorta di dramone a forti tinte porno, tu lo chiameresti mediare. Su, Carlo, oggigiorno chi più e chi meno, uomini e donne vivono il sesso con meno drammi rispetto al passato. Beh, comunque sia, io il mio romanzo non lo cambio e chi se ne frega dell'editore. Tu. E poi ha ragione Laura quando dice che... Laura? Non vedo la dolce Penelope. Laura? Cioè, possibile che non si abbia sentiti. Laura? Laura? Non c'è. Non è in casa. Non è di là. Va bene, allora? Va bene, è un tubo. Sono le 10 passate. Non ha mai fatto così tardi. Non ha nemmeno avvisato. E se le fosse successo qualcosa? Ma cosa vuoi che sia successo? Avrà fatto tardi. Avrà perso il taxi. Magari si sarà fatta rimorchiare da qualche bel... E allora sei proprio uno stronzo. Ti dico che non l'ha mai fatto. Provo sul cellulare, dai. Cioè, non ha nemmeno avvisato, ma... Ehi, amico, stai calmo. Ecco la tua dolce mogliettina, sana e salva. Dov'è? Lì, guarda tu stesso. Oh, meno male. Ma lì, scende da quella macchina. E di chi è? È quello? Non so io. Chi l'ha mai visto? Ma... Oh, la sto salutando. Con un bacio. Oh! È un innocente bacio sulla guancia. Sarà un amico. Un amico? Ma Laura non ha amici. Almeno che io non conosca, che noi non conosciamo. Guarda come ride. Oh, mai vista così. E come le tiene la mano? Come indugia! Ma neanch'io mai visto così te, Carlo. Ma che hai? Ma non sarai mica geloso? Chi io? Tu! Ma quando mai? Geloso io? Tu? Ma che dici? È sto stronzo che se ne va finalmente, va? Adesso sta salendo, adesso quando viene su... Voglio sapere perché ha fatto così tardi, il motivo, adesso mi deve spiegare le cose. Ah, no, appena sale. Ehi, amico, si è fatto tardi e devo ancora passare in ufficio. Ciao, ti telefono domani. Ma no, aspetta, ancora un minuto, così la saluti. Senti, sta arrivando anche l'ascensore, adesso arriva, dai, aspetta un minuto, dai. Vabbè. Guarda, deve arrivare, eh? Sta arrivando. Senti l'ascensore. Ah, ci sei anche tu. Buonasera, Teo. Ciao Laura. Beh, buonanotte, visto che è così tardi. Perché? Che ore sono? Non lo so. Quasi le 10:30. Così tardi? Sfido che sono così stanca. Sono stanco anch'io. E me ne vado. Vi chiamerò domani, eh? Lauretta, piacere d'averti rivisto. Ciao Carlo. Prendo le mie cose e vado, eh? Ciao. Laura. Buongiorno tesoro. Buongiorno. Stai uscendo? No, mi sono vestita così per fare le pulizie di Pasqua. Certo che sto per uscire. E dove andiamo di bello? Oh, dove andiamo? Dove vado, vorrei dire. Sarebbe una novità che tu abbandoni il tuo lavoro per accompagnarmi da qualche parte. Comunque vado a fare un giro per i negozi. Vuoi venire con me? No, vai pure, ti aspetto qui per pranzo. Ah, no, non credo tornerò per pranzo, sai. Devo vedermi con Claudia e penso rimarremo assieme. Casomai ti telefono, tanto tu rimarrai qui, immagino. Sì, non preoccuparti, io in qualche modo mi arrangerò. Piuttosto, tu starei via tutto il giorno? Sì, penso proprio di sì. Ci vediamo nel pomeriggio, al più tardi stasera. Stasera? No, aspetta, vengo con te. Ma no, Carlo! Guarda, se mi dai solo un minuto, ci Ma metto no, un attimo. Ma no, con me, Claudia, in giro per negozi, ti annoieresti. Pronto? Claudia, sì, sto per uscire. Allora? Ok, tutto come stabilito, va bene.
Poi vieni a prenderti Giorgio, sì. Sì, non ti preoccupare. Dai però, adesso lasciami andare. Sì, ma poi io in qualche modo torno, dai, non ti preoccupare come torno io. Saremo sole, va bene, fino a che vieni a prenderti tuo marito. Ok, adesso vado, e sennò qui salta tutto. Ciao, ciao, a tra poco, ciao. Ciao, a stasera, ci vediamo più tardi. Laura, aspetta, Laura, Laura. Pronto? Sì, ciao Teo. Sì, sono in casa, dove vuoi che sia. Era Laura lì al telefono prima, dai. Ieri sera, ma che ne so, è uscita fuori con il suo giro, quelli della palestra, ma chi li conosce? Piuttosto, ascolta, sì, rispetto a quella cosa con l'editore. Forse hai ragione tu, Sì. Cosa? Caricare ancora! Cioè, proprio il limite del porno! E farle fare cosa? Ma sei matto? Ma l'ho mandato a pudore, Teo, no? Ma non ce la vedo proprio, ma dai, Teo, non può fare quelle cose lì! Ma dai! Ma con quello lì, con quel tipo lì, conosciuto in palestra, tra le braccia di quello lì! Ma dai, ma quel Giulio! No, Teo, no, un attimo, una cosa, ci sentiamo dopo, Teo, ciao, scusami, ciao, ciao. Giulio, conosciuto in palestra, ed ora tutto il giorno via con un'amica. No, no, la me Laura mi farebbe mai una cosa del genere, no, porca miseria. Lo sapevo. E Laura che è tornata per dirmi di andare con lei. Oh, ed io che ho pure pensato. Tesoro, scendo subito. Come? E chi è lei? No, mia moglie non è in casa, ma... Va bene, salga pure. No, non c'è, ma cosa... Le apro, d'accordo. Un attimo che le apro. Questa... Che cavolo vuole da mia moglie? Stefania mi pare abbia detto qualcosa del genere. Buonasera signora Stefania. Non ho capito cosa. Mi chiamo Stefania. E in quanto al buongiorno, non so quanto sarà buono anche per lei. Quando saprà perché sono qui. Prego, si accomodi, signora. Ex signora, per mia attuale fortuna e per mia passata disgrazia, moglie di un farabutto bastardo, figlio di un geco, sì, diciamo così. Si calmi, la prego. Si calmi, dice, quando saprà il motivo di questa visita, altro che complimenti, rivolgerà quella carogna. Figlio di un girino cieco, sì, diciamo così. Va bene, ho afferrato gli eufemismi. Ora, se si mette comoda e mi spiega il motivo della sua leggera inquietudine, intanto posso offrirle qualcosa? No, grazie, non ora. Piuttosto mi dica, è davvero solo in casa? Non c'è la signora, sua moglie? No, non c'è, uscita, ma che c'entra? C'entra, c'entra, e come se c'entra? Cosa intende? Non capisce, eh? O non vuole capire? Eppure, questa storia sta andando avanti da un po'. Da un po'? Storia? Ma quale storia? Insomma, venga al dunque che... Il mio ex marito, quel porco, con la sua bella e dolce signora. Scusi, ma cosa c'entra la mia signora, come dice lei? Ma allora lei non sa nulla. Non si è accorto di nulla. O non vuole accorgersi di nulla? Senta, signora o ex signora, come preferisce, spieghi chiaramente cosa intende. Di cosa non mi sarei accorto? No, è evidente che non si è ancora chiesto dove va, cosa faccia e perché ultimamente la sua signora torna a casa più tardi del solito, eh? Perché dovrei chiedermelo? Dove va? Lo so benissimo.
Cosa fa, mi scusi, non sono affari suoi. E in quanto ai suoi ritardi, beh, anche questo non mi sembra affar suo. Può darsi, caro signor Carlo, sicuramente. Però quel dove, quel cosa e quel perché, in passato e con altri interpreti, al posto della sua fedele mogliettina, sono stati alla base del mio problema, che oggi, ahimè, rischia drammaticamente di essere anche il suo. Vale a dire? Vale a dire che quel rimbambito del mio ex marito e la sua bella mogliettina si frequentano da un pezzo e a quanto ne so vanno anche a... Stop! Ho capito, lei è una povera pazza, venuta qui non so perché e per come. Ora gentilmente se ne vada, altrimenti io chiamo la polizia, chiamo... Proprio non vuol capire? No. È lei che lo vuol capire. Viene qui in casa mia, da fuori di matto, isterizzando sui dove, sui perché. Fa strane relazioni su mia moglie, che probabilmente neppure conosce, e poi si lamenta perché io non voglio capire. Ma andiamo, non mi faccia diventare scortese, esca immediatamente da qui. Tutta questa storia è roba da romanzo. La mia Laura con... Giulio. Laura, dove sei? Con chi sei? Con Claudia a fare shopping? O con chissà chi a fare floating? Ah! Io qui divento matto. Stefania, aspetta! No, non salire, scendo io, aspettami lì, scendo subito. Devo uscire, prendere un po' di aria. Mi farà bene. Poi chissà. Magari potrei anche incontrarla. Oh, Laura! Laura! Niente, non c'è. Possibile che proprio lei, con quel vestito rosso, come nel romanzo di Lorna. Calmati, avevo ragione o no? Ora, non perdere la lucidità. Dobbiamo rimanere freddi se vogliamo fargliela pagare a quei due. Un'altra coincidenza. Un'altra maledetta coincidenza. Il vestito inconfondibile dovrebbe essere addirittura la medesima scusa con la mia amica Sara. Insieme faremo un giro per negozi. Non credo tornerò per il pranzo. Casomai ti telefono. Che significa? Invece la bugiarda di Lorna aveva ben altro appuntamento, ascolta! A sua volta, Lorna, sì, distese il braccio dietro la schiena dell'uomo. In dolce risposta alla tenera cintura di lui. Già. Quel lento incedere pareva esaltare il leggero strofinio dei fianchi attraverso gli abiti, trasmettendo la sottile eccitazione che la pervadeva ad ogni contatto con quel maschio, fino a divampare nel rosso fuoco della passione, del desiderio, rosso come il vestito che indossava, merda! Mi vuoi spiegare? Ma non capisci, è esattamente come l'abbiamo visti. Io sto sognando o sto impazzendo, come può essere così? Così uguale a ciò che scrivo. Camminavano sotto braccio, erano distanti, ma sembravano proprio loro. Giulio e Laura vestita di rosso. Ah, se solo fossimo riusciti a raggiungerli. Ma certo che loro, maledetto romanzo. È da quando ci sto lavorando che... Ma cosa c'entra il maledetto romanzo, scusa? Butto giù un capitolo e me lo ritrovo realizzato quasi fedelmente. Con mia moglie protagonista... Al posto di quella sporcacciona di Lorna! Tu sostieni che quello che scrivi in qualche modo condiziona la realtà, non è così? Non so più che cosa pensare. E non è la prima coincidenza, hai capito? Porca! Oh, no, ma come ti permetti? Ma porca sarà la bella di tua moglie! Ma no, ma non dicevo a te. Era una volgare esternazione del mio attuale stato di coscienza. Sì, vabbè. Comunque, riflettendo
riflettendo su quanto sostieni, certo ce ne vuole di fantasia, ci troviamo di fronte a una serie di coincidenze tutto sommato normali. Collegate a situazioni affatto normali. Cioè, volendo ammettere una qualsivoglia misteriosa causa, ce n'è abbastanza per chiedere il conforto di un esperto in materia. Un altro scrittore? Ma quale scrittore? In presenza di una serie di eventi inspiegabili, dopo aver scartato il possibile, perché non valutare l'impossibile? O ritenuto tale? L'impossibile. Chi meglio di un buon medium può fornirci risposte adeguate? Un medium, uno di quei santoni che gridano, sbavano ed emettono suoni gutturali dicendo che sono le voci dei defunti venuti dall'aldilà per darci i numeri da giocare al lotto. Ma va! Non mi fare lo scettico idiota, per favore, Già definire medium santone indice di profonda ignoranza. Ma è mai possibile che va bene solo quello che può essere spiegato dalle presuntuose conoscenze attuali? Cultura determinata dal maschilismo. Ascolta, ma qui si tratta di mistificatori che si approfittano della buona fede e dell'idiozia delle persone. Ragiona nel dubbio, valutato il possibile, perché non tentare strade alternative? Un medium. Si tratta di una persona seria, fidata, un'amica. E chi sarebbe questa tua amica seria e fidata? Jeannot, la maga del pernone. Jeannot che? La maga del pernone? Ma cos'è? Il testimone per uno spot di spumante? Dai, ma ora capisco tua moglie. In fondo sei solo... un idiota. Va bene, non volevo offendere nessuno. Era solo per il modo in cui l'avevi detto. Beh, non intendo rimanere qui. Stefania, ci penserò, ok? Ah, bene. Vedo che ce ne vuole per farti ragionare. Ho detto che ci penserò. Ok. Stefania. Sì? Grazie. Per cosa? Di tutto. Ok, ci si vede domani. Rosso, ma certo che non hai, ma che imbecille che sono. Il rosso del desiderio, il rosso della passione, il rosso dell'adulterio, il rosso del tradimento, il rosso di tua rosso. Ehi, ma che stai blaterando? Tu non lo sai a quanto pensato a te, a com'è bello il tuo vestito così verde. Dima, sei scemo? È da nonno più che ce l'ho. Vabbè dai, ripigliati, ricomponiti, non sono sola. Rosso. Vieni, entra pure. Permesso? Si può? Vieni, prego, accomodati. Questo è Carlo, mio marito. Ti presento Giulio, un amico del Golden Gym. Salve! Giulio? Ma no, solo Giulio, con una sola G. Accomodati pure. Vado di là a posare gli acquisti e torno su. Rosso, Giulio. Fai pure, Laura. Non c'è fretta. Grandonna, Dinamica, sicura di sé. Ma complimenti. Dinamica, sicura di sé, complimenti. Come dici? No, niente, ringraziamo per i complimenti. Dunque, tu saresti Giulio, il famoso Giulio. Oh, famoso, addirittura. No, famoso. Laura mi ha molto parlato di te. Ah, sì? Spero senza esagerazioni. Sai, Laura si entusiasma facilmente. Ma va? Mica me ne ero accorto. È proprio vero che le persone non le conosci mai bene fino in fondo. Neanche la propria moglie. Dunque si entusiasma, fino a che punto? Beh, conosci il suo carattere, suppongo. È una donna allegra, piena di vita. E come ho detto prima, una gran donna ed una cara amica. Amica? Certo,
come poche se ne trovano. E credimi, io me ne intendo di donne, di amicizie. Ne ho così tante che potrei scrivere un trattato sul genere. Sì, spesso è quello femminile, vabbè. Piuttosto, brandy o scotch? Cosa? Brandy o scotch? Lui non beve alcolici, è un salutista, sai. Ci tiene al suo fisico, lui. Vabbè, ognuno ha i propri guai. Ma no, è che Laura intendeva che io... No, era solo una battuta, non volevo, sai, fai bene a limitarti nei vizi, fumo, alcol, donne. Parliamo di tipo della vostra visita. Stefania mi ha accennato qualcosa circa un tuo problema, Carlo. Sì, non so bene cosa ti abbia detto Stefania. Non so neanche bene il motivo per cui io sia qui adesso. Non che io non creda a certe cose, però vista la mia cultura, il substrato dal quale esco, però valutata la situazione familiare, resomi conto che c'è un certo indice a ribasso, nel senso che lei, tua moglie, vorrebbe dirti ma non ti dice, e ti fa capire, ma ovviamente in maniera sottintesa, e tu inizi a capire, cioè, credo che mia moglie mi faccia le corna! Va bene, Carlo, ho capito, questo lo vedremo più avanti. Piuttosto, il tuo amico qui... Teodoro! Teo! Sì, Teo, il tuo amico Teo e Stefania sono in qualche modo coinvolti nella storia, giusto? Beh, più o meno sì, sai, noi... Vorrei che parlasse solo Carlo sì, ora. Scusa. Mi occorre sapere se i tuoi amici sono coinvolti nella storia per un fatto energetico. Non è bene introdurre elementi estranei in una faccenda di per sé già equivoca, giusto? Ecco, ma che ci sto a fare io qui? Seduto, c'entra, come? Lui è il mio miglior amico, forse l'unico che ho, e segue le mie vicende come le vivesse lui. Vorrei mi stesse vicino anche ora. Va bene, può restare in catena. E lei, Stefania? Lei è molto importante per la situazione stessa. Va bene, può restare in catena anche lei. Ma ora fate come me. Mettete le vostre mani sul tavolo. Okay. Oh, Stefania, Cherie, sì. Prendi il mistico cordone. Sì. Ora formiamo una catena. Le mani di ognuno prendano quelle del vicino. Ok. Yago amai ni kare, yago amai ni kare. C'è qualcosa, qualcuno, sì, è qui, tra noi, sì, è qui, lo sento, yago. Io me ne vado. Oh, no, no, nessuno si muova. Se la catena si rompe, sono cavoli amari. Vabbè, se sono cavoli. Che bel vivere, che bel mestiere, fare le cameriere, fare il cameriere. E voilà. Ma chi sono? Il Figaro della ristorazione. Ma guarda che spettacolo! I clienti saranno più che entusiasti. Ed io mi nutro della soddisfazione del cliente, oltre alle mance principesche, si intende, il che non guasta mai. Figaro qua, Figaro là, tutti mi chiamano,
tutti mi vogliono. Come un colpo di cannone! Al tempo, Leonardo! Signor! Ma in questa saletta occorrono 4 coperti. Ma veramente c'era scritto? Se te lo dico io, c'è stato un cambiamento. Hanno chiamato nel pomeriggio. Va benissimo, signora. Provvedo immediatamente. D'accordo, Leonardo, non c'è problema, ma cerca di fare in fretta, perché i signori saranno qui da un momento all'altro. Va bene? Farò del mio meglio subito possibile, signora. Va benissimo. Che incapace. Incapace a mia. Monta, smonta e rimonta. Alla scuola avrebbero dovuto inserire l'ora di pazienza. Il cliente ha sempre ragione. Dal momento che paga, e qui al pozzo si paga, e come? Il super manager, o manager come si chiama, con la segretaria in vena di qualche ora di straordinario. Oppure il commenda con la nipotina ventenne di turno, o semplicemente qualche coppia in cerca di qualche serata romantica, magari clandestina. Se non altro, qui ho la possibilità di acquisire un bel master. Magari da paraninfo. Chissà che un giorno possa servirmi come punteggio. Oh, che bel vivere, che bel piacere, ora il cameriere. Sì, può andare, ma che spettacolo, ragazzi. Oh, che bel vivere, che bel piacere. La signora al telefono mi ha comunicato poco fa la variazione dei commensali. Scusi, ma il nostro tavolo è apparecchiato per 4, ne è sicura, le ha detto per 4. Mi perdoni, ma il nostro locale è famoso per l'accuratezza e la precisione del servizio. Ma no, per carità, ho sentito ben parlare del livello del pozzo, non intendevo, è solo che non me l'aspettavo tutto qua. Ecco, credo che siano arrivati. Vado ad accoglierli. Prego. Con permesso. Prego, prego. Per 4. E chi sarà mai? Adesso sapremo il motivo. Ma dove diavolo sei stato? È tutto il giorno che ti cerco. Ho avuto un casino, ho dovuto spegnere il cellulare. Ma cos'è questa storia qua? Ora non c'è tempo, non posso spiegarti. Non sola. C'è anche... Buonasera, sorpresa, sorpresa! Carlo, buonasera a te. A noi, c'è anche una tua conoscenza. Prego, Stefania, non credo ci sia bisogno di presentazione. No, è evidente. Ciao. Ciao. Stefania, abbiamo scoperto che la tua ex consorte è venendo qui in macchina. Che coincidenza, vero Carlo? L'ho conosciuta in biblioteca e salta fuori che niente meno che... la ex moglie di un amico di mia moglie. In biblioteca, amico di mia moglie. Non è incredibile, e spero non ti... non vi dispiaccia, ormai siamo qui. Qui. Bene, signori, siamo al completo o attendiamo qualche nuovo arrivo? Oh, per me ce n'è più che abbastanza, o no? Certamente, a meno di nuove sorprese. Ah, non guardate me. Io sono stata invitata da Carlo. Prego, accomodatevi. E allora possiamo accomodarci, eh? Questa è la lista dei vini. E cosa ci consiglia per iniziare? Bene, se i signori non hanno preferenze, direi... Ma certamente, signori, uno Chablis di Borgogna, ideale per le ostriche. Per i nostri antipasti di pesce, direi, vediamo un po', Monsilvanin.
O se preferite del Cacciagioni, abbiamo dell'ottimo Chateau Latour, oppure un Cot Rôti dal sapore vivace. E qualcosa di classico, italiano? Beh, sempre in antipasto abbiamo un cortese leggero acidulo o un Lugana fresco di vena sprigna. E che mi dice di un buon Albana di Romagna, un vino armonico, amabile, dall'aroma soave, purché naturalmente servito a 10 gradi centigradi. Ma esatto, ma il signore è un intenditore. O il nostro sommelier, complimenti. E per finire, signori, Brut, ne abbiamo di vari tipi. Magari, che so, per un brindisi al fascino delle signore che sono in vostra compagnia, che però vedo piuttosto ansiosi di iniziare la cena. Appunto, senta, ci porti qualsiasi cosa. Va bene anche della Coca-Cola, non ha importanza. Basta che andiamo avanti. D'accordo, d'accordo, ho capito. Faccio io e naturalmente ostriche per tutti. Va bene. Qualche istante di pazienza e tornerò da voi. Gentilissimo, con permesso. Prego. Ah, la pazienza, sì. Ce ne vorrebbe in quantità industriale, specie con certi uomini. Chi? Io, tesoro? Ma non ho certo iniziato io. Va bene, va bene. Godiamoci la cena, almeno quella. Dunque, siamo qui. Stefania. Sì? Tu e Carlo vi siete conosciuti in biblioteca. Devi essere una che legge molto. Ah, beh, i miei 14, 15 libri l'anno, a seconda. Però, complimenti, ben al di sopra della media nazionale. Già, come hai fatto a lasciarti scappare una donna così, Giulio, sì, caro? Sì, sì, non lo so, ma ascolta, io penso che sarebbe... Io vorrei andare. Oh sì, alla toilette, Stefania. No, compagni, dai, siamo tutti amici, non formalizziamoci. Torniamo subito, poi ordinate pure. Sì. Senti, Carlo. Cosa? Riguardo a questa situazione che... Cosa? Ultimamente avrai sicuramente notato... Cosa? Se non mi fai parlare, continui a dirmi cosa. E allora? Sto cercando di dirti che io sono... Eccomi qui! Ho pensato a qualcosa di più adatto alla serata, vista l'atmosfera particolare. E voilà! Una bottiglia doc di vermentino di Gallura. Ecco, prego Leonardo, servi ostriche. Per ordinare, signori, attendiamo che tornino le signore. Sì, grazie. Sì, direi di sì. Purtroppo ci sarà da attendere un po'. Questa sera tutte le altre sarette sono occupate. Bene? Con permesso. Prego, prego. Senti, Carlo, prima stavo cercando di dirti, io lo so che non dovrei dirlo proprio a te, ma in effetti io e Laura siamo, siamo qui, non ci abbiamo messo molto, vero? Beh, no. Siamo state brave, come voi due maschietti, vedo, le ostriche, dai, fate i cavalieri. Servi la tua ospite, in fin dei conti sei tu che mi hai invitato. E mi aspetto un trattamento di riguardo. Oh, perbacco, mi sembra il minimo che possa fare. E io chi sono? Cenerentola? Forza, Giulio caro, datti da fare anche tu. Certo, sì, naturalmente, ti servo subito. Sai, ecco qua. Piacciono molto anche a me. Sì. Dicono siano afrodisia. Oh, allora mettine qualcuna in più, Giulio caro. Stasera potrei fare... follie. Ah, ecco, e spero siano sufficienti. Ti bastano, Stefania cara, o te ne metto ancora un po', eh? Chissà che anche tu stasera non possa fare follie. Ah, ma se per questo non ho bisogno di ostriche, sono sempre in vene di follie, con la persona giusta. Abbiamo questi due, dovremmo
accontentare. Sì. Beh, ti pare poco? Ma vedremo. Ma prendiamo i bicchieri e brindiamo, Stefania cara. Giusto, approvo. Dai Laura cara, brindiamo. Brindiamo... a cosa vogliamo brindare? Ma è ovvio, all'amore. Sì, brindiamo all'amore. Forza, all'amore! Ma sì. All'amore! 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 Dopo cena mi piacerebbe andare a fare quattro salti in un bel locale incasinato. Mi è sempre piaciuto ballare, ma sai, qualcuno qui non si è mai sognato di portarmici. Ci sarebbe il Kuala Lumpur. E se ti piacciono le atmosfere esotiche, o il desktop, o il villaggio sul mare, un tantino più tranquillo, è d'atmosfera. Oh, per me va bene qualsiasi cosa, no? L'abbiamo detto, stasera follie! Bene, allora è deciso, dopo cena si va a ballare. Forza, brindiamoci sopra. Sì, brindiamo ancora all'amore e a chi si diverte. Parole sante, all'amore e a chi si diverte. Ma sì, all'amore e vaffa! Oh, Carlo, ma che ti succede? Oh, Carlo, non mi dire che... Le ostriche! Oh, ma quali ostriche? L'effetto dello stuprafondo! Oh, no. Dio! No. Ma oh, che gli... No, non vi preoccupate, non è niente, non è come pensate, è l'effetto della medicina, il cacciabomba che ha preso stamattina. Lo sapevo che non dovevamo venire. Laura, io... È che, scusatemi, ma non posso mica abbandonarlo in questo stato. No, ragazzi, ci vediamo. Carlo, tesoro! Signore, posso esservi utile? Sì, cioè no, piuttosto credo proprio che sia meglio chiamare un'impresa di pronto intervento per le vostre fognature. Come dice? Scusi! Nulla, signora, nulla. Piuttosto credo proprio che la cena salterà, ma fa lo stesso, dia pure a me il conto, ci penserò io. Ma mi rincresce per il signore, credo che faremo ancora in tempo a bloccare l'ordinazione, vedrò di metterle in conto le ostriche e il servizio, il vino lo offre la casa. La ringrazio, lei è molto gentile, sì. Mi faccia preparare quanto devo, credo sia meglio andare. Buonasera. Buonasera. Ma ti rendi conto? Ma tu guarda questi, ma io non lo so, era tutto così perfetto. La tavola, i piatti, i bicchieri, e pure le ostriche buonissime e il vino. Ma vaffa. All'amore, tutti all'amore!